Ciao a tutti, oggi voglio fare con voi un altro video di cucina e voglio fare una challenge, ma non tanto verso di me, anche se un po' lo è, ma verso due tipi di ragù. Vorrei sfidare il ragù fatto alla toscana con il ragù fatto alla bolognese. Premetto che io non sono una grande cuoca. E il ragù l'ho fatto poche volte in vita mia e soprattutto ho fatto sempre alla bolognese. Inizialmente la ricetta che seguivo per il ragù era quella di giallo zafferano, ma alcuni mesi fa è uscito un corso di Bruno Barbieri, che è una mia grandissima ossessione. Sono diventata una fangirl di Bruno Barbieri, veramente a palla. Cioè, non ero fan di qualcuno in questo modo da quando avevo 16 anni e ascoltavo i Queen. Però è andata così, quindi quando ho visto che c'era un corso online a pagamento di Bruno Barbieri, l'ho seguito molto volentieri, è stato un corso veramente molto molto carino. La ricetta che ho fatto ormai un paio di volte, credo, quella del ragù alla bolognese mangiato con gli gnocchi. È una ricetta buonissima. Tra l'altro, a me gli gnocchi comprati non piacciono, invece, come sono venuti nella ricetta fatta da lui, sono veramente buonissimi. Però recentemente mi è presa l'idea che era un peccato sprecare le ricette di famiglia. Mia nonna era una grande cuoca, era veramente molto brava. E quindi ho contattato mia zia e gli ho detto: "Ma non è che mi manderesti le ricette di nonna?" Ovviamente, se io avessi avuto mia nonna ancora viva che mi insegnava, sarebbe stato molto meglio e devo dire che è veramente un peccato che io non abbia sfruttato questa opportunità di insegnamento perché lei era veramente, veramente, veramente molto brava. Quando ero più piccola, ma stavo con la mia nonna più tempo, non ci ho mai pensato, non mi è mai passato per l'anticamera del cervello, per cui adesso quello che farò è tentare di riprodurre la ricetta che faceva lei del ragù che mi è stata mandata. La mia idea quindi è cucinare il ragù alla bolognese seguendo le ricette del corso di Bruno Barbieri e la ricetta che mi è stata spedita da mia zia sul ragù di mia nonna. Vorrei fare gli gnocchi e poi proveremo a mangiarli con entrambe le ricette. Questa challenge è un po' unfair perché la ricetta di Bruno Barbieri è molto più dettagliata e c'è un video corso che posso seguire e che ho già fatto varie volte. La ricetta di mia nonna è la prima volta che la faccio e non ho nessun video, ma qualche linea di testo che mi è stata spedita. Quindi io non sono una cuoca, potrei fare degli errori, però è per giocare. Qui abbiamo tutti gli ingredienti per il ragù alla bolognese: concentrato di pomodoro, olio, carne di maiale, carne di manzo, cipolla, burro, latte, noce moscata, sedano, carota e vino. Ok, qua abbiamo preparato tutti gli ingredienti per il ragù toscano, quindi abbiamo I fegatini di pollo, la carne di vitello, la salsiccia, la carne di maiale, il prezzemolo tritato, il sedano tritato, il bicchiere di vino, la salsa di pomodoro e la cipolla. Il ragù alla bolognese sta bollendo a fuoco basso, ci sono stati messi tutti gli ingredienti, nella lista degli ingredienti mi sono scordata di dirvi che ovviamente ci sono anche le erbe aromatiche, lo lasciamo cuocere per qualche ora. Nel frattempo, se riesco, vorrei riuscire a fare quello invece toscano. Ok, andiamo ai fegatini. Qui abbiamo le nostre due ricette, stanno bollendo. I nostri ragù sono quasi pronti. Questo è bolognese e questo che non vedete perché è in un wok è quello toscano.
Come vedete, le due consistenze sembrano piuttosto diverse. Questo sembra, ora di là che in questo momento è brodoso, ma più secco. Questo sembra più cremoso. Oddio, è una sensazione stranissima perché è l'odore del ragù di mia nonna e non sento da anni. Ora mi metto a piangere. Oddio, non riesco più a parlare. Mi sono emozionata perché è veramente stranissimo. Pensavo che non avrei più sentito questo tipo di ragù. Sono due ragù diversi, molto buoni tutti e due. Ora ovviamente, ragazzi, voi non mi vedete, forse vi spaventate anche. Noi li mangeremo stasera perché adesso non c'è assolutamente tempo per fare gli gnocchi. Io ogni sera mi faccio vedere sempre con questo aspetto nature e soprattutto nei video di cucina, proprio la dignità l'ho lasciata da un'altra parte. Però abbiamo deciso di fare un test multiplo con i nostri ragù, non basarci solo su gli gnocchi, ma basarci anche su un confronto di pasta e forse anche una bruschetta. Quindi stasera, che è la sera in cui ho fatto il ragù, è lì bello fresco, e io devo dirvi la verità, l'ho riassaggiato varie volte, è molto buono. Quello di mia nonna quasi mi emoziona perché ovviamente non è il suo, lei era sicuramente mille volte più brava, però lo ricorda e io non sentivo questo sapore da tantissimo tempo. Quindi stasera faremo una battaglia con la pasta. Quindi questo è il primo assaggio di pasta. La prossima volta il mio fidanzato dice non sa fare le porzioni, mi sa che mi devo fidare e intervenire prima che divida i piatti. E questi sono ragù alla bolognese e questi sfigati invece sono il ragù di nonna toscana. Facciamo l'assaggio. Il ragù alla bolognese è buonissimo, è molto speziato e questo è un problema che ho io nel farlo, perché metto sti mazzetti di spezie che probabilmente sono un po' eccessivi, perché mi sembra tanto il ragù e allora vado a mettercene tanto e poi prende tanto sapore di spezie. Questo ragù è molto molto buono, l'avevo già fatto altre volte. Cosa ne pensi? Com'è? Buono, mi piace. Non è troppo peso, è delicato. Le erbette, le spezie ci stanno bene. Passiamo al ragù toscano. Ragù Gianfranca Faoli Manghetti. Non so quale è più robusto. Ha un sapore più robusto, più dolce secondo me, più che robusto. Io non sono sicura che questo sia un ragù che è degno di mia nonna, per cui chiedo pace all'anima sua, nel senso spero che apprezzi dovunque lei sia il tentativo di ricordarla, e sono sicura di sì. Però questo non ha spezie, zero carota, è molto più dolce, è molto buono. È anche la prima volta questo lo faccio, è buono, però secondo me ad oggi sulla pasta vince il ragù bolognese. Il mio voto ad oggi va al ragù alla bolognese, anche se devo dire la verità, il ragù toscano mi ha emozionato perché non lo mangiavo da tantissimo tempo. Mi piace, secondo me è buono, secondo me ha un sapore più deciso rispetto a quell'altro. Quindi se tu dovessi votare, quale vincerebbe? Forse quello toscano. Quindi tu voti toscano? Sì. Bene. Stasera noi continuiamo la nostra sfida fra i ragù. Ieri abbiamo mangiato una pasta, quindi abbastanza neutra. Oggi vogliamo fare dei crostini, ispirandoci, diciamo, a una tradizione più toscana. Stiamo per mettere in forno le fettine di pane. Il risultato finale è questo. Assaggiamo. Il ragù bolognese è buono, ma secondo me non è adatto per i crostini. Che cosa ne pensi? Il toscano è più buono. Quello toscano, secondo me, pure non è la salsa di fegatini, quindi secondo me non è perfetto per il crostino nemmeno lui. Lo preferisco decisamente alla pasta. Però fra i due per me vince quello toscano, che è un pochino più vicino al sapore di un
una salsa da crostino. secondo Oggi vince quello toscano, 2 voti su 2. Bene, oggi torniamo al nostro piano originario e faremo gli gnocchi, in modo tale da fare l'ultima sfida fra i due ragù. Dopodiché ho una vasca di ragù congelato, per cui ci basterà per moltissimo tempo. Noi gli gnocchi li faremo di patate e li faremo sempre seguendo la ricetta che insegna Bruno Barbieri nel suo corso online. Qui abbiamo i nostri ingredienti: farina, groviera, burro, noce moscata, sale. E le patate invece stanno cuocendo nel forno. Gli gnocchi sono fatti, ora li butto in pentola. I nostri gnocchi sono finiti. Qua abbiamo toscana, qua abbiamo bolognese. Qui abbiamo i due ragù, bolognese, bolognese. Io ci ho messo il parmigiano, mentre invece il nostro regista non ce lo vuole. E poi toscano, toscano. Partiamo dal bolognese. Buono, buonissimo. Proviamo il toscano. Secondo me questa volta vince a mani basse il bolognese. Il toscano, secondo me, con gli gnocchi non è adatto. Quale ti ci sembra più adatto? Vabbè, dai, diciamo che la bolognese è più classico. Quell'altro è una variante interessante, Bene, allora il nostro esperimento è finito. Siamo arrivati a un perfetto pareggio perché con i crostini ha vinto il toscano, con gli gnocchi ha vinto il bolognese e gli altri, e l'altra prova, quella neutra, per me ha vinto il bolognese, per il mio fidanzato il toscano, quindi siamo in perfetta parità. Con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!